La legge di bilancio approderà nell'aula della Camera martedì 28 dicembre. I lavori proseguiranno nelle giornate del 29, 30 e 31. Il governo ipotizza il via libera al Senato entro il 24 dicembre. Il nodo sul superbonus è stato sciolto dopo ore di stallo. Il testo è lo stesso riformulato e poi presentato in nottata in Commissione bilancio. Approvato l'emendamento alla manovra del superbonus 110% che toglie il vincolo del tetto ISEE per le villette. I familiari vedranno l'accesso al superbonus per tutto il 2022, con l'unico paletto del completamento lavori al 30% entro fine giugno. Via libera all'innalzamento del tetto del bonus mobili da 5.100 a 10.000 euro. Arriva la proroga del superbonus fino al 2025 per interventi edilizi nelle aree colpite dal terremoto negli ultimi anni, come L'Aquila e tanti borghi del centro Italia. L'emendamento consente la detrazione del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025. La proroga dei termini del pagamento delle cartelle notificate dal 1 gennaio al 31 marzo 2022 per 180 giorni in luogo dei 90 giorni ordinari. Lo rende noto il sottosegretario all'economia. Arriverà un fondo di solidarietà da 10 milioni di euro per il 2022 a favore dei proprietari di immobili residenziali non utilizzabili perché occupati abusivamente, che era stato richiesto al governo da Fratelli d'Italia. Stop alla tassa sui tavolini per i primi 3 mesi del 2022. Via libera alla Commissione Bilancio del Senato anche lo sgravio contributivo al 100% per 3 anni a favore delle microimprese per i contratti di apprendistato di primo livello per i giovani under 25. Via libera il fondo da 25 milioni di euro per il biennio 22-23 per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione.